Allora, salve a tutti, sono Edoardo Forcella, sono Daniel Tutti, ciao, sono Andrea da Spazio Blu, mi chiamo Da Brunello, sono speaker Radio Spazio Blu, sono Gabriele Naretto di Rivarolo e sono un speaker di Radio Spazio Blu e ciao bella fia, la storia l'è finita. Un buongiorno a tutti da Andrea Carretti, questa è Radio Spazio Blu, ringraziamo Fondazione Time 2 di Torino che ci permette di andare in onda e questo è il nuovo podcast che ci parla delle leggende del Lazio. La leggenda della montagna spaccata in due dalla mano del turco. Montagna spaccata è un nome alquanto bizzarro, ma che riprende le linee della particolare morfologia del versante meridionale del Monte Orlando, dove si trova il santuario della Santissima Trinità, un luogo sacro dove spesso si recarono uomini di chiesa, divenuti poi santi, tra i quali è possibile ricordare San Filippo Neri, che amava trascorrere intere giornate su di un angusto angolo roccioso, e San Bernardino da Siena. Un santuario famoso non solo in Italia, ma in tutta Europa, nominato anche da Cervantes, nell'opera Don Chisciotte, proprio in onore di San Filippo Neri, è stata costruita una cappella che attraverso una porticina si affaccia su di una scalinata di 33 gradini, fino a giungere ad una stretta e suggestiva gola che rappresenta una delle tre fenditure del Monte Orlando. Questa fenditura è caratteristica dell'intera struttura montuosa. Si è formata durante un terremoto che ha investito la terra alla morte di Gesù. Lungo le pareti rocciose della gola è stata incisa una Via Crucis, forse proprio da San Bernardino da Siena, di cui è stata trovata l'impronta alla fine delle stazioni. Secondo una singolare leggenda, un turco, scettico verso le sacre origini delle spaccature del monte, appoggiandosi alla roccia, la sentì miracolosamente fondersi, come se fosse di cera. Proprio in quel punto la parete rocciosa sembra davvero che sia stata sciolta, lasciando ben visibile il solco delle dita del miscredente. Nel 1434 un lastrone di roccia gigantesco precipitò e si incastrò proprio tra le pareti della gola. Il punto esatto dove fu costruita la cappella del crocifisso, dalla quale si può godere un suggestivo paesaggio che incanta gli occhi e rende libera l'anima. Dopo questa bellissima storia che ci parla di una montagna spaccata in due, andiamo a scoprire qualcosa di più su un castello singolare, il castello di Fiumone mi pare si chiami, ma facciamocelo raccontare dai nostri ragazzi. Tocca a voi, siamo pronti per la nuova leggenda. Il castello di Fiumone. Fiumone è un caratteristico borgo della provincia di Frosinone che accoglie un edificio davvero bellissimo costruito tra il IX e il X secolo proprio sulla sommità del colle. Un castello, una fortezza, un luogo misterioso. Secondo la tradizione popolare, proprio all'interno di questa fortezza si sono susseguite vicende segrete, drammatiche e macabre. Il castello, una volta costruito, diventò la prigione di uno stato della chiesa ed era tristemente conosciuto per le numerose ed atroci torture che dovevano subire i prigionieri. Essere inviati al castello di Fiumone significava essere condannati a morte. Secondo gli abitanti del luogo, ancora oggi si possono sentire le strazianti urla di dolore di detenuti, dei loro fantasmi ancora imprigionati. Il castello carcere ospitò un elevato numero di detenuti,
tra i quali spicca l'illustre nome di Gregorio VIII. L'antipapa, i cui resti si dice che siano stati nascosti da qualche parte nel castello e ancora oggi non sono stati mai trovati. Non solo lui, come famoso prigioniero. Anche il papa Celestino V fu rinchiuso qui. Secondo alcune testimonianze che dall'epoca viaggiano di bocca in bocca fino ad arrivare a noi, pare che Celestino V fu assassinato con un colpo alla testa, con un oggetto molto appuntito. Ma prima della sua morte accadde qualcosa di miracoloso. Davanti alla sua cella appare una croce splendente. Da quel momento si udirono dei forti colpi alle pareti, che ancora oggi si possono sentire. Un vero e proprio mistero. Nuove leggende, tante leggende, ma secondo voi Berta filava? Questa era una canzone, un refrain che ascoltavamo tanto, ma ascoltiamo la storia, non è più il tempo che Berta filava. Non è più il tempo che Berta filava. Berta era una povera donna che non faceva altro che filare. Una volta camminando incontrò Nerone e gli disse: che Dio ti possa dare tanta salute, farti campare 1000 anni. Nerone, che nessuno poteva vedere, tanto era cattivo, restò di stucco a sentire che gli augurava di campare 100 anni. E rispose: e perché mi dici così, buona donna? Dopo un cattivo ne viene un altro sempre peggiore. Nerone allora disse: beh, tutto il filato che farai, da adesso a domani mattina, portamelo al mio palazzo. E se ne andò. Berta, filando, diceva tra sé: che ne vorrà fare di questo lino che filo? Basta che domani, quando glielo porto, che non la usi come corda per impiccarmi. Da quel boia c'è da aspettarsi tutto. La donna filò e il giorno dopo portò tutto a palazzo. Nerone si fece dare tutto e le disse: lega un capo del gomitolo alla porta del palazzo e cammina finché il filo non finisce. Per quanto è lungo il filo, la campagna di qua e di là della strada è tutta tua. Berta ringraziò e se ne andò contenta. Da quel giorno Berta non filò più perché era diventata ricca. Le donne di Roma, saputolo, provavano anche loro, ma Nerone rispondeva: non è più il tempo che Berta filava. E così abbiamo fatto anche luce su Berta. Ma sapevate che esiste una torre chiamata la Torre della Scimmia? Eh già, motivo curioso? Ascoltiamolo. La leggenda della Torre della Scimmia. Ci spostiamo nella affascinante Roma, dove in via di Portoghesi si trova Palazzo Scapucci, meglio conosciuto come... Oh, il Palazzo della Scimmia! Oggi Palazzo appare in tutto il suo splendore. Risultati lavori di sistemazione fatti a famiglia Scapucci, che ne è stata proprietaria per ben 100 anni, 1500 e 1600. Si è subito colpiti dalla bellissima torre medievale, la Torre della Scimmia, attorno alla quale continua a vivere una affascinante leggenda, ripresa anche dal romanziere americano Nathaniel Hawthorne. La leggenda narra che nel palazzo, abitato da un nobile da poco diventato papà, ci fosse una scimmia. Il piccolo animale gironzolava tranquillo per le stanze del palazzo e amava stare accanto alla culla del neonato. Ma un giorno, per gioco, per dispetto, non si sa, prese la culla e la portò in cima alla torre, nella parte più alta. I genitori si spaventavano tantissimo, vedendo il loro bambino indifeso in un palazzo alla scimmia. Anche le persone che si trovavano in strada furono allertate dalle urla di disperazione del padre. I due genitori disperati cominciarono a pregare la Madonna perché le aiutasse e salvasse il bambino. Dopo la preghiera, la scimmia abbracciò il bambino e scese dalla torre, riconsegnandolo ai suoi genitori. Per non dimenticare questo miracolo e il voto fatto alla Madonna, fu disposto di lasciare in cima alla torre una lampada accesa per sempre.
Ancora due pezzi per le leggende del Lazio. Oh Isabella, mia Isabella, ascoltiamo la tua di leggenda. Siete pronti, ragazzi? I ragazzi sono pronti, e voi ad ascoltare? Pronti, si va! Il castello Orsinio de Scalchi di Bracciano. La leggenda della stanza di Isabella. Ci troviamo presso il lago Sabatino, un lago vulcanico più noto come lago di Bracciano. Qui si erge un maestoso castello che domina tutto il territorio circostante. Questa fortezza si può vedere da ragguardevole distanze. Il castello occupa il grande spazio della caratteristica piazza Mazzini. Possono vedere poderosi torrioni circolari, per gran parte avvolti da piante arrampicanti, che rendono tale luogo misterioso e suggestivo. Tutto intorno il borgo, con i suoi stretti vicoli, a completare questo straordinario paesaggio. Il castello, attorno al quale vive una famosa leggenda, fu fatto costruire dalla famiglia Orsini, proprio sopra i resti di una rocca medioevale, il castello Odescalchi. All'interno sono conservati preziosi affreschi e mobili di gran valore, attraverso i quali è possibile rivivere le passate epoche. Tutto meraviglioso, ma c'è sempre un ma. Il castello, dimora elegante, di notte assume un aspetto scuro che incute timore, ti riporta indietro nel tempo, in quella che è stata un'epoca straordinaria, il 1500, ma anche ricca di misteri mai risorti. La leggenda di cui ci occuperemo ruota attorno ad una stanza del castello, precisamente la Camera Rossa, meglio conosciuta come la stanza di Isabella. Chi era Isabella? Era Isabella de' Medici, moglie di Paolo Giordano Orsini, con il quale si sposò proprio in questo castello. Secondo la tradizione popolare, la donna compì in questa stanza innumerevoli misfatti. Era infatti una donna dal temperamento impetuoso e focoso. Era solita mostrarsi agli ospiti durante le feste indossando solo dei veli per far vedere la sinuosa curva del suo corpo. In tanti restavano colpiti dal fascino della donna, dai suoi modi travolgenti. Isabella ha avuto tantissimi amanti proprio nella Camera Rossa, su di un letto a baldacchino, ancora presente nella stanza. Dopo la notte di passione, Isabella invitava gli amanti ad andare nel salottino accanto, ma invece del salottino trovavano la botola che li faceva cadere in un pozzo profondo dove morivano. Il marito sapeva che la donna era poco fedele, ne ebbe la conferma ascoltando una sua confessione in chiesa. Decise allora di vendicarsi e uccise l'amato. Secondo la leggenda, l'anima, o meglio, il fantasma della donna, se c'era ancora nel castello, lei amava, dove era stata tanto amata. La viziosa nome donna è ancora lì e si aggira tra le stanze del castello e di tanto in tanto fa qualche passeggiata lungo le sponde del lago di Bracciano. E siamo così giunti all'ultimo pezzo sulle leggende del Lazio. Dopo Isabella, il monte, il fiumone e tante tante storie interessanti, siamo arrivati a Rosetta. Ascoltiamo attentamente la sua storia. Si va! La leggenda di Rosetta di Viterbo. Viveva un tempo a Viterbo una pia fanciulla che si chiamava Rosetta. Un giorno arrivò una grande carestia e Rosetta, che era ricca, donava ai poverelli le sue cose per fare in modo che si potessero sfamare comprando un po' di pane. Un giorno Rosetta, dopo aver nascosto nel grembiule degli oggetti preziosi, si diresse verso i più bisognosi.
incontrò il vecchio padre, che era molto avaro. Rosetta, vieni qua. Che cosa nascondi? Dove vai? La fanciulla tremante mentì, rispondendo che stava portando delle rose alla Madonna. Aveva paura dell'avaro padre. Fa vedere, replicò il padre. Rosetta aprì il grembiule e il miracolo si compì. Ora c'erano veramente delle bellissime rose. Il padre allora la lasciò andare. Le rose si trasformarono subito in un pane profumato e i poverelli furono ancora una volta saziati dalla dolce e altruista santa fanciulla. E si conclude così anche la puntata numero 24 di Radio Spazio Blu. Andrea Carretti vi ringrazia di essere stati con noi, ringrazia come sempre Gabriele Festuccia, come si dice al di là del vetro, e poi i nostri sei grandi speaker. Andrea, Gabriele, Edoardo, Germano e Daniel. Grazie a tutti voi e alla Fondazione Time 2 di Torino che ci accompagna. Arriveremo pronti tra un mesetto con un'altra puntata. Buona estate a tutti. Viva Radio Spazio Blu! Allora, salve a tutti, sono Edoardo Forcella, Germano, sono Daniel Tutti, ciao, sono Andrea da Spazio Blu, mi chiamo Andrea Brunello, sono speaker Radio Spazio Blu, sono Gabriele Naretto di Rivarolo e sono un speaker di Radio Spazio Blu, e ciao Bella Fia, la storia l'è finita.